Allora, io ero favorevole alla mozione così com'era, con i 4 punti così come erano all'inizio. Poi condivido che si possa cambiare la dicitura provincia in territori e penso che possa andare anche bene espungere il quarto punto, ma credo che sia sostanziale mantenere il terzo, perché si chiede che la Regione si impegni a un intervento che, detto questo, però bisogna chiarire alcune questioni. Sono assolutamente d'accordo col consigliere Fanetti quando dice sono venuti giù 50 centimetri di neve e sono crollati due tetti di due palazzetti, forse qualcuno li ha costruiti male, considerando che il palazzetto dello sport di Castelgofreso è stato costruito neanche 10 anni fa. E il palazzetto dello sport di Via Dana è rimasto senza copertura, quindi con le travi del tetto scoperte alle intemperie per molti mesi. Quindi non stupiamoci se poi si incrinano e vengono giù. Però detto questo, è evidente che si è di fronte a una situazione in cui ci sono delle chiare responsabilità che dovranno essere accertate e quindi poi bisognerà rivalersi anche su chi ha causato questi danni perché non è stato in grado di progettare in maniera idonea queste infrastrutture, ringraziando il cielo che nessuno era presente all'interno di questi due palazzetti quando sono avvenute queste situazioni. Quindi, questo è il primo chiarimento. Il secondo chiarimento è che l'obiettivo, almeno per come la leggo io della mozione, non è quello di andare da parte delle, far vedere che la regione non dà i soldi e quindi trovarsi tutte le province intorno che chiedono i soldi e la regione che è cattiva non li dà. Secondo me l'obiettivo è quello di responsabilizzare la regione, di dire andiamo insieme dal governo a chiedere i soldi che ci spettano, perché sempre per rimanere sullo stesso territorio, a Mantova noi abbiamo ancora 300 milioni da parte del governo Renzi che non arrivano per i danni del sisma che è avvenuto nel 2012. E quindi nessuno qui vuole dire che la regione deve trovarsi tutte le province lì a chiedere i soldi, la regione cattiva non li dà. No, andiamo insieme al governo, e questo lo dico anche e soprattutto agli amici del PD, a dire dateci quello che ci spetta, sia su questi fondi, sia sui fondi del terremoto, così ho citato anche questa cosa. Quindi il senso, secondo me, della mozione è questo. Il mio voto sarà un voto favorevole, comunque dovessero rimanere i primi 3 punti, sarà un voto di astensione, lo considero sostanzialmente una mozione inutile, se dovessero invece mantenere solo i primi 2 punti e togliere il terzo e il quarto. Quindi mi sembra inutile che poi, insomma, una discussione, un esercizio di stile, ma poco altro, ecco.